Abbiamo illustrato la nostra proposta, è una proposta che mi consente di dire che non tradiamo affatto la fiducia degli italiani, rispettiamo gli impegni presi con particolare riguardo alle misure di riforma che hanno un maggiore impatto sociale, reddito di cittadinanza e quota 100, perché rispettiamo sia la platea dei destinatari che abbiamo preannunciato e sia gli importi di cui beneficeranno i destinatari. Dal 2,4 il saldo finale siamo potuti scendere a 2,04 e questo è il saldo di cui è la proposta anticipata e questo ci consente di condurre questo negoziato con la Commissione che ha giudicato già in questa prima valutazione, ha avuto appena qualche ora per valutare la nostra proposta, l'ha giudicata significativa, molto importante.